così moralistici.
la parola peccato si è ordinata, a tal punto che non ci piace più. In verità io vorrei restituirvi due idee bibliche del peccato pulite, importanti, che ci aiutano a vivere la vocazione alla libertà in modo più responsabile. Sì, perché la libertà non è una rivendicazione, è un dono. Noi non dobbiamo rivendicare la libertà. Dio ci ha creati liberi. E io e te questa sera eravamo liberi di venire o di non venire questa sera a messa. Liberi. E adesso siamo liberi di andare a casa e di litigare o dialogare con la nostra moglie, con il nostro marito o con i nostri figli. Siamo liberi. La libertà è il dono di Dio che ci è stato dato. Dio ci ha creati liberi e siamo veramente liberi di fare tutto quello che crediamo. Quando eravamo piccoli invece dicevamo che non vedevamo l'ora di diventare grandi per finalmente essere liberi di fare tutto quello che volevamo. Ora che siamo adulti sentiamo che la libertà è qualcosa di estremamente delicato, è una grande responsabilità. Sì, è vero, io sono libero, però poi le scelte che faccio avranno delle conseguenze. Per cui se faccio scelte giuste andrà bene, se faccio scelte sbagliate mi rovino con le mie mani, educo male i miei figli, faccio del male a mia moglie, metto a compromesso, comprometto la salute. La libertà è un dono che ci è stato dato e che tutti noi, più che rivendicarla, la libertà, diventando maturi, vogliamo essere sempre più saggi nel gestirla bene, nel fare le scelte giuste. Bene, dentro questo capitolo importantissimo della nostra vita, centrale per ogni sistema ideologico, filosofico, psicologico, il tema della libertà è un tema centrale. Dentro questo tema della libertà da gestire bene, il cristianesimo ci offre un aiuto parlandoci di peccato. In che modo? La parola peccato ci aiuta ad essere persone libere con una maggiore responsabilità. La parola peccato in greco si dice amartia. Amartia, e di voi ha fatto studi classici, lo sente, ha dentro l'alfa privativa, amartia. Amartia letteralmente significa sbagliare la meta, sbagliare l'obiettivo, non colpire il bersaglio. Questo è il tema biblico importantissimo del peccato, perché ci sono scelte che facciamo che ci aiutano a colpire il bersaglio, a fare centro, a non sbagliare l'obiettivo. Ci sono invece scelte, altre scelte, che ci fanno sbagliare il bersaglio. Non colpiamo l'obiettivo, non facciamo la cosa giusta. Amartia vuol dire questo. Peccato è quando, creati per fare una cosa, ne facciamo un'altra. Ha dunque a che fare col tema del discernimento degli obiettivi veri della vita. Qual è per te a 50 anni, a 60 anni, a 70 anni, a 80 anni? Qual è per te l'obiettivo?
motivo, il bersaglio, la meta è una certa cosa. E poi dopo si cresce, e poi dopo si soffre, e poi dopo si matura, e poi dopo ci si innamora, e poi dopo si diventa papà, e poi si diventa mamma, e poi si diventa preti, e poi si diventa nonni. E nel passare del tempo gli obiettivi si purificano e si concentrano. È come se la vita, la scuola della vita, educasse la nostra libertà a distinguere le cose importanti da quelle meno. Ecco, di questo si tratta. Di questo si tratta. E quando nel Vangelo si dice Gesù libererà, salverà il popolo dai suoi peccati, e quando tra poco diremo beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Certo, vuol dire che Gesù è il volto misericordioso di Dio che quando sbagliamo ci perdona. Certo che è questo, ma non è soprattutto questo. Dire che Gesù toglie il peccato del mondo, se peccato è sbagliare il bersaglio, vuol dire che Dio ci salva in Gesù, perché con Gesù ci ricorda quali sono gli obiettivi veri della vita. Un giovane che sta cercando la sua strada per il futuro e sta cercando di capire che cosa nella vita è importante, che cosa è meno, è fortunato se incontra Gesù, perché Gesù nel Vangelo gli dirà quali sono gli obiettivi importanti della vita. E un uomo adulto come noi è fortunato ad incontrare Gesù nella vita, perché il dramma della libertà, responsabilità grandissima del vivere, riceve il dono di consigli, di una rivelazione che ci dice quali sono le cose importanti nella vita. Ecco, Gesù ci libera dal peccato perché ci restituisce agli obiettivi veri della vita. Se tu sei amico di Gesù, non lo sentirà mai dirti tradisci tua moglie. Se sei amico di Gesù, Gesù non ti dirà mai di mettere il lavoro prima dei tuoi figli. Se sei amico di Gesù, non ti dirà mai di essere disonesto per fare carriera. Se sei amico di Gesù, non ti dirà mai di far del male a qualcuno o di essere violento. Se sei amico di Gesù, non ti dirà mai Gesù di scoraggiarti, di deprimerti, di rinunciare, di lasciare perdere, di essere triste perché non vale niente. Se sei amico di Gesù, la sua voce ti restituirà dentro agli obiettivi veri della vita, perché di questo si tratta. La libertà non va rivendicata, va usata bene, e la libertà è usata bene quando ci aiuta a fare centro, a non sbagliare strada, a fare le cose giuste, e Gesù ci aiuta molto. Ma c'è un secondo significato che vorrei farvi notare, splendido, bellissimo, della parola biblica peccato, che ci aiuta a vivere meglio la responsabilità della libertà. Ed è il tema del rincrescimento, del dispiacere. Qualcuno di noi, quando era piccolo, si è visto più volte puntare il dito: peccato, quella cosa lì è peccato, non farla. E allora siamo cresciuti
con l'idea che Dio è un dito puntato che ci giudica e che se ci piace fare una cosa gode nel farci il dispetto di dirci no, quella cosa lì che ti piace tanto, peccato, non farla. Far sopravvivere la parola peccato significa saper amare.
sbagliare. Solo così, forse, potremo migliorare. Ti prego, fratelli e sorelle, non uccidete la parola più cara. Fatela sopravvivere nella vostra coscienza. È una grande amica della libertà. Sia lodato Gesù Cristo.